Le nuove disposizioni in termini di sicurezza sul lavoro sono al centro di una relazione condotta da CNA. Dopo la conversione in legge del decreto fisco lavoro, si teme che le piccole imprese possano subire sanzioni pesanti per il mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla nuova legge. Secondo l'associazione di categoria, il rischio sarebbero addirittura 2 imprese su 3 non ancora adeguate alla sicurezza per la tutela dei dipendenti. Tra le novità in arrivo, l'obbligo di formazione in materia anche per il datore di lavoro, soprattutto una completa ridefinizione della figura del preposto. Se prima il ruolo di questa figura poteva essere considerato come una sorta di vigilanza soft, spiega Diego Zarantonello, responsabile CNA Veneto Ovest, adesso viene riconosciuto come autorità a tutti gli effetti, con dei diritti ma soprattutto doveri che deve tassativamente rispettare. Tra questi, l'aspetto più da temere da parte delle imprese è l'obbligo di fermare subito l'attività in caso ravvisi qualche irregolarità nel comportamento dei colleghi, nei dispositivi di protezione individuale, nella strumentazione o nella documentazione in materia di sicurezza. Se non lo fa, rischia in prima persona una multa salata o il peggio ancora all'arresto in caso di controlli. Gli illeciti infatti si pagano caro prezzo con le sanzioni che scattano in fase di primo controllo da parte delle autorità competenti. Oltre alla sospensione dell'attività, se il titolare che il preposto possono incorrere nell'arresto dai 2 ai 4 mesi, una multa fino a 6.000 euro. Quanto ai controlli, la nuova normativa amplia la competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, prevedendo un presidio ancora maggiore su tutto il territorio nazionale in coordinamento a livello provinciale con le ASL.